Allora, salve ragazzi, rieccoci. Allora, questa sera, dato che in questo periodo sono costretto, diciamo, a studiare diritto penale per cose mie personali, per, diciamo, il mio futuro, facciamo un passo indietro, o un passo avanti. Ho sentito tanti discorsi in televisione, sempre su Calciopoli, intendo, dove dicevano che Innocenzo Mazzini era colpevole di millantato credito, giusto? Sì. Oppure tu diciamo che il più colpevole di millantato credito era lui. Allora, per chi non lo sapesse, il millantato credito sarebbe praticamente è un dispositivo. Articolo 346 del codice penale che è reato, millantato credito. Cioè una persona pubblica praticamente promette dei soldi, promette a sé o ad altri denaro o altre utilità. E purtroppo questo è reato. Quindi Mazzini, è stato ritenuto colpevole di quel reato. Il millantato credito è questo: promettere a sé o a altri denaro. E poi magari puoi anche non farlo, no? E però o lo dai o ricevi o prometti. Basta, per il codice penale basta che prometti. Dici, beh, sì, ti do questi soldi, però tu mi fai diventare più potente. Questo è millantato credito. E il codice penale dice che è punibile dai 1 ai 5 anni. Quindi bisogna stare attenti a come si parla. Mogi colpevole di millantato credito? No, no, assolutamente. Allora, il codice penale è molto severo, perché nel codice penale esiste anche il reato di tentativo di cui Mogi è accusato, perché il reato di tentativo, dato che in questi giorni mi sto molto attrezzando in diritto penale, soprattutto sto imparando tanti articoli del codice penale, un po' li sapevo già, però adesso mi sto informando bene. E se veramente la giustizia fosse applicata in Italia, forse neanche la giustizia, che la giustizia può fare poco, diciamo, se la legge venisse applicata alla lettera, diciamo, magari che metà Italia sarebbe imputata, però. Ovviamente abbiamo una Costituzione molto severa, molto severa, molto severa. Però ci sono, per esempio, facciamo un passo indietro, no? Al maggio del 2006. Prima che scoppiasse lo scandalo di Calciopoli, poco prima, quando la Procura di Torino aveva in mano le famose intercettazioni telefoniche di Moggi, le 40 telefonate prese in considerazione dalla Procura di Torino, e il procuratore di Torino, mi sembra che si chiami Maddalena, ma non mi ricordo bene, ha detto nella telefonata tra Pairetto ed Ondarini, prima di Sampdoria Juventus, ci sono dei discorsi eticamente scorretti, ma che non portano a una frode sportiva. Quindi in queste 40 telefonate non c'è nulla di penalmente rilevante e il meno possiamo fare altro che archiviarle queste telefonate. Finita la frase del procuratore che avendo in mano queste telefonate ce l'aveva in mano già Carraro, che era il presidente della FIGC. Poi ovviamente ce l'aveva in mano anche la Procura di Torino. Beh, la Procura di Torino ha archiviato tutto perché non c'era nulla di penalmente rilevante. Ripete il procuratore, telefonata tra Pairetto e Dondarini, eticamente scorretta, dove millantano, e qui c'è il millantato credito, ma che non portano a frode sportiva. Quindi diciamo che se vogliamo alla fine in Calciopoli potrebbero essere tutti imputati per millantato credito, no?
perché millantano di tante cose, no? Di soprattutto Mazzini, anche Pairetto, anche magari Bergamo, no, magari Bergamo un po' meno, però tutti millantano molto. E potrebbe essere punibile questa cosa. E dato che potrebbe essere punibile questa cosa, al massimo potrebbero essere accusati di millantato credito, tutti. Escluso Moggi. Moggi è stato accusato all'inizio di pilotare i campionati e di associazione a delinquere. E l'associazione a delinquere è l'accusa più grave che puoi fare, perché si fa principalmente per le associazioni, per la mafia, Camorra, tutte queste cose, no? Quindi l'associazione a delinquere è un reato abbastanza, è molto grave, molto grave. E sinceramente parlando, l'accusa è stata molto furba, no? Perché? Perché ha detto, ma dato che non abbiamo prove per dire che il campionato è stato alterato, noi diciamo che Moggi ha tentato di alterarlo, questo campionato. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. E il millantato credito qui ci azzecca proprio bene. Perché uno che tenta di alterare il campionato ma poi non ce la fa, non millanta, tenta di fare un illecito, il che è molto grave. E tentando di fare un illecito, la cosa diventa molto 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 grave. Poi l'accusa è stata confermata in Cassazione, ma adesso c'è la cosa più importante. Che cosa deciderà Strasburgo? E questo è da chiedersi. Perché la decisione di Strasburgo è determinante. Allora, la giustizia ha detto che Moggi ha tentato di alterare il campionato, ma non ci è riuscito. Se venisse confermata anche a Strasburgo, verrebbe provato che Moggi non è una brava persona. Ok? Su questo, se Strasburgo lo conferma, dobbiamo farsene una ragione anche noi, ragazzi. Però, anche se Moggi magari non fosse una brava persona, dobbiamo assolutamente dire, perché è stato accertato da due gradi di giudizio, che nessun campionato è stato alterato. Quindi la decisione del TAR doveva essere, secondo me, un pochino più elastica nei confronti della Juventus, perché ha una sentenza in mano che dice: noi effettivamente, il Tribunale di Napoli dice in primo grado, noi effettivamente prove che il campionato sia stato alterato non ce l'abbiamo. Ma noi ci basta sapere che Moggi ha dato delle sim svizzere a designatori e anche ad alcuni arbitri, che poi agli arbitri non gliele aveva date, si scoprirà più avanti che agli arbitri non gliele aveva date. Questo per noi basta per dire che Moggi è colpevole di reato di tentativo, e quindi a noi non ci interessa, dice la Casoria, sapere se lui effettivamente ha alterato il campionato oppure no. Qui siamo ai limiti della sussistenza, diciamo, sussistenza della frode sportiva. Come dire, c'è il sospetto della frode sportiva. Ecco, come la giustizia sportiva praticamente. Magari la giustizia penale dovrebbe ragionare in modo diverso, perché qui non si parlava di millantato credito, si parlava di altro. Di altro. E però, quando alcune persone dicono, tipo Moggi, no? Farsi credere potenti e non si è. Non è reato, bisogna vedere però. Perché se tu ti fai credere potente, poi dici: io do i soldi a questo, però questo bisogna farlo così, bisogna farlo cos'ha. Questo diventa millantato credito. E millantato credito, scusate, è punibile penalmente. Quindi Massimo Moggi, secondo me, poteva essere punibile per millantato credito. E detto questo, la decisione di Strasburgo sarà assolutamente determinante. E
e vedremo come andrà a finire questa storia. Io spero che Strasburgo, in un caso, spero, da tifoso, spero ovviamente che Strasburgo assolva Moggi con formula piena. E dopo la Federcalcio sarebbe in crisi. Ma un altro punto, sinceramente, dato che sto studiando diritto penale, quindi mi sento al dentro, diciamo, delle vicende giuridiche adesso che sto studiando, dico, se Strasburgo desse ragione a Moggi, significherebbe che sarebbe stato fatto un errore giudiziario. E purtroppo è grave. È grave. Un errore giudiziario è molto grave, perché vuol dire che in un altro paese, cioè l'Italia, tu hai condannato una persona, o avresti condannato una persona se non ci fosse stata la prescrizione, che era innocente. E quindi hai fatto un errore madornale. La magistratura può sbagliare. Su questo, ragazzi, non c'è dubbio. La magistratura può sbagliare, perché purtroppo siamo tutti umani. Però, secondo me, questo processo è stato abbastanza abnorme fin dall'inizio. Perché devo essere sincero, io di processi abnormi in Italia, sinceramente, oltre a Calciopoli ne ho visto uno, oltre a Calciopoli non ne ho visti più. Sinceramente parlando, massimo in Italia di processi abnormi ce ne sono stati due. Quindi mi stupisco un pochino di quello che è successo in questo processo. Strasburgo sarà la voce che deciderà la verità. È già tanto che sia stata accettata il ricorso a Moggi, perché quando una corte, soprattutto quella di Strasburgo, accetta il ricorso, vuol dire che sta accettando praticamente, almeno parzialmente, le tue ragioni. E vedremo cosa dirà. Perché se a Moggi toglieranno a Strasburgo la radiazione, vuol dire che è stata completamente tutta una farsa. E se Strasburgo assolverà Moggi, lo Stato italiano dovrà risarcire Moggi, intanto. E poi penso che dica che dovranno essere già assegnati due scudetti. Ma basta che sia assolto Moggi per fare in modo che i due scudetti siano riassegnati, non è che bisogna andare tanto lontano. Però, ovviamente, uno può dire, sì, a Strasburgo è stato assolto, però in Italia avevano un'idea diversa. Come facciamo? Strasburgo ha più rilevanza. Strasburgo è una corte molto forte, molto forte. E se Strasburgo dice che lo Stato italiano ha sbagliato, c'è poco da dire. Ha sbagliato. Tutto qui. E mi dispiacerebbe molto per lo Stato italiano, perché significherebbe che c'è stata, diciamo, una sconfitta, diciamo, di una parte della magistratura. E dispiace che la nostra magistratura subisca delle forti sconfitte come questa, per esempio. Perché? Perché purtroppo subire delle sconfitte non è mai bello. Speriamo sempre tutti di non subirle. Poi alla fine ognuno prende le decisioni che vuole. Però sinceramente io non sarei contento se dassero. Certo, da tifoso sono contento, ma da persona che conosce, sta cominciando a conoscere molto la legge, e beh, farti dire da un'altra corte che hai fatto un errore madornale e hai condannato una persona innocente è grave, molto grave. E quindi speriamo che Strasburgo prenda la decisione giusta, quella che noi vogliamo da tempo, ovviamente, che Moggi venga assolto, perché secondo me, che sto studiando diritto, Moggi non ha assolutamente alterato il campionato, non ci sono minimamente prove che possano dire che lui ha alterato un campionato, secondo il mio modesto parere. Magari al massimo ci può essere, sì, un tentativo. Magari il tentativo di alterare una partita, magari lo puoi vedere dalla telefonata dove dice di Fiorentina Bologna.
al massimo quella, o magari su quella telefonata spezzettata dove sembra che dica che vuole che i giocatori del Milan vengano ammoniti, ma poi ci sono tutte frasi che sono storpiate, telefonate messe ad hoc, spezzate. L'accusa ha cercato di lavorare bene, ha lavorato bene in una o due partite, non più. E vedremo come andrà a finire questo processo. In bocca al lupo ai giudici di Strasburgo e che prendano una decisione che sia più giusta. Non è che devono far contento a me. Se secondo loro Moggi ha violato la legge, deve essere condannata anche a Strasburgo. Se non l'ha violata, deve essere assolta assolutamente. E lo Stato italiano dovrà prendersi le responsabilità di un eventuale errore giudiziario. Bene ragazzi, questo è tutto e ci rivediamo alla prossima. Ciao!